concernente il processo di fusione tra i gruppi Peugeot e Fiat Chrysler, sempre per 30 minuti, senatore. Grazie, signora Presidente. Mentre accade quello che prima abbiamo sentito, il Paese deve fronteggiare la pandemia, purtroppo con risultati inferiori a quelli di altri Paesi europei, accade anche che quasi 1 milione di persone hanno perso il posto di lavoro, certificato dall'Istat, e il 45% delle imprese italiane sono a rischio, molte a rischio di acquisizione straniera. In questo si inserisce una questione importante che riguarda proprio il settore su cui era rinata l'industria italiana, cioè il settore delle automobili, che ancora oggi, con l'intera filiera, produce milioni di posti di lavoro, se guardiamo a tutto l'indotto e alla filiera degli stabilimenti. Ebbene, è accaduto che nel frattempo si è realizzata quella che era stata annunciata come una fusione paritetica tra FCA, cioè la gloriosa Fiat italiana con la Chrysler, e il gruppo francese della Peugeot. Si parlava di fusione paritetica e invece scopriamo dopo la fusione che non è paritetica, che non è fusione perché è una vendita alla Peugeot, che non è paritetica perché la governance è a maggioranza francese, compresa l'amministratore delegato indicato dai francesi e compresi i sindacati, due presenti nel Consiglio di amministrazione, una espressione dei sindacati francesi, l'altra espressione dei sindacati statunitensi. Nel frattempo sappiamo che il management nominato dal nuovo amministratore delegato della Stellantis è un management a maggioranza francese. Nel frattempo sappiamo stamattina dai giornali che nello stabilimento di Melfi progettano la chiusura di una linea di produzione. Si comincia a chiudere gli stabilimenti italiani. Ebbene, a fronte di questo sappiamo anche che la stessa holding ha messo in vendita il gruppo Iveco ai cinesi e nel frattempo intende vendere Comau e nel frattempo intende vendere TechSeed, che produce motori, sempre a partner asiatici, e nel frattempo ha venduto piccole e micro imprese della filiera automobilistica. La domanda è molto specifica. Cosa era stato notificato a Palazzo Chigi? La fusione o una vendita? Una governance paritetica o meno? Ed era stato comunicato che lo Stato francese, dopo la fusione, avrebbe aumentato le quote? Secondo, perché il Governo non mette in campo cassa, depositi e prestiti per acquistare una quota pari a quello che detiene lo Stato francese e quindi garantire che anche gli stabilimenti italiani e la filiera siano protetti da eventuali ristrutturazioni? Terzo, cosa il Governo intende fare con Iveco, che è minacciata dall'acquisizione di una holding cinese statale? Statale, intende mettere o meno la Golden Power come noi chiediamo? Grazie senatore Urso, il ministro dello sviluppo economico onorevole Giorgetti risponde all'interrogazione illustrata. Con riferimento a questa interrogazione, senatore Urso, condivido la necessità che la politica industriale con riferimento al settore dell'automotive necessiti di una generale e profonda rimeditazione, che passa per il supporto non solo alla domanda ma anche all'offerta, strumento indispensabile per garantire una seria politica industriale e incentivare gli investimenti del Paese. Tra parentesi, se stanziamo miliardi e miliardi di euro per via nazionale e anche attraverso il recovery plan per promuovere la mobilità sostenibile di autobus e veicoli commerciali, poi si fa fatica a non immaginare un'offerta produttiva industriale italiana che tenda a soddisfare questo tipo di domanda, altrimenti andremo a comprare inevitabilmente all'estero e magari in Cina. Proprio un adeguato supporto al sistema industriale rappresenta la premessa per evitare operazioni di delocalizzazione o acquisizione di imprese nazionali, che altrimenti in molti casi, come quelli citati dagli interroganti, si vanno a configurare quelle operazioni di natura privatistica che rientrano nell'ambito dell'esercizio dell'autonomia negoziale delle imprese coinvolte e che non rientrano nell'ambito delle fattispecie per le quali è possibile l'esercizio dei poteri speciali, soprattutto quando si tratta di operazioni intracomunitarie. Così è stato per le operazioni che hanno dato luogo all'attuale assetto del gruppo Stellantis. Dapprima si è infatti verificata la fusione tra Fiat Chrysler Automobile e Peugeot. Il 25 settembre del 2020 il gruppo di coordinamento istituito dalla normativa sui poteri speciali
ha ritenuto la citata operazione vigente non oggetto di obbligo di notifica. La successiva cessione di Assist Digital S.p.A. da parte di FCA Italy S.p.A. di una quota pari al 51% del capitale sociale di FCA Customer Service, società attiva principalmente nella fornitura di servizi Customer Care, è stato oggetto di analisi e in sede di Consiglio dei Ministri si è deliberato il non esercizio dei poteri speciali con delibera del 18 dicembre 2020 per assenza dei relativi presupposti. Vediamo però al futuro. Per quello che attiene al gruppo Iveco, come per Comau e Texid, citate dagli interroganti, allo stato attuale non risultano notificate operazioni che potrebbero dar luogo all'esercizio dei poteri speciali. Se e quando le operazioni aventi ad oggetto le predette società venissero intraprese, saranno prontamente avviate le iniziative istruttorie da parte del gruppo di coordinamento per valutare la possibilità di esercizio dei poteri speciali, di cui al Decreto Legge 21 del 2012, anche alla luce del recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 179 del 18 dicembre 2020, che individua ulteriori beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. Come sa sicuramente il Senatore Urso, all'interno di Iveco operano, tanti settori di attività e di produzione, anche alcuni in qualche modo connessi all'industria della difesa. Per questi motivi posso assicurare il senatore Urso che l'esame, per quanto riguarda evidentemente quello che si verificherà in futuro e quando naturalmente verrà formalizzato, perché al momento abbiamo evidenza da ampie resoconti giornalistici, ecco, quando questo verrà le posso assicurare che tutta l'attenzione sarà posta all'argomento posto in evidenza. Grazie. Grazie signor Ministro. Interviene in replica il senatore Urso per 2 minuti. Prego senatore. Ringrazio il Ministro per l'informazione che ha fornito e soprattutto per quello che ci ha anticipato nel campo in cui l'holding, il gruppo Iveco, fosse davvero ceduta ai cinesi, cioè l'ipotesi di porre la Golden Power, non solo perché riguarda anche una materia della difesa, ma anche perché l'intreccio tra parte civile e militare è tale che ove fosse scorporato la parte della difesa, la parte civile comunque non sopravviverebbe. Ringrazio anche il Ministro per l'informazione che ci ha dato sul gruppo FCA e sulla fusione. Mi permetta di dissentire perché con la norma di legge che peraltro abbiamo introdotto nel decreto liquidità è prevista anche la possibilità di intervenire laddove vi siano soggetti dell'Unione Europea e questa norma di legge è stata prorogata al 31 di giugno grazie a un nostro emendamento approvato in quest'Aula e quindi forse qualcosa di più si poteva fare, tanto più si può fare oggi se noi auspichiamo e qui risposta non abbiamo avuto che Cassa Depositi e Prestiti acquisti una parte di quota azionaria Stellantis pari a quello che ha fatto il governo francese, che ha aumentato la sua quota per giungere a diventare maggioritaria insieme a quella degli azionisti privati. Aggiungo in più che è un problema di politica industriale e noi conveniamo con lei e con lei vorremmo finalmente delineare una politica industriale che non riguarda solo questo settore. Pensiamo alla siderurgia, pensiamo al bianco con i gruppi che stanno chiudendo Embraco, con Whirlpool, quello che era la filiera dell'elettromestico italiano, 200.000 posti a rischio. Pensiamo all'Italia, con le risposte che non otteniamo dall'Unione Europea. C'è assoluto bisogno, oggi più che mai, anche perché nei 3 anni precedenti, e non soltanto nei 3 anni precedenti, non si è fatto, di elaborare una politica industriale e di uno Stato stratega che sappia indirizzare la politica industriale del suo Paese, sia laddove deve resistere, come nelle auto, come nelle acciaierie, come nel bianco, negli elettrodomestici, sia laddove può attuare una politica attiva, pensiamo alla rete, cioè al digitale o all'energia verde. Di questo Stato stratega noi vogliamo far parte perché apparteniamo insieme al nostro amato Paese, cioè al sistema Italia. Grazie.